Se lei le chiede, se Veronica le chiede, voglio fare l'assessore per te, lei cosa gli propone? Che assessorato? Beh, questo dovrei chiederglielo io, le darei sicuramente un assessorato assessorato all'estasi. In che senso? Io la vedo con Berlusconi esattamente come Santa Teresa nel gruppo di Bernini, sì. Con l'angelo che la trapisce. Senta, la vedo l'estasi di Santa Teresa, l'estasi di Santa Veronica. Lei l'ha mai corteggiata, Veronica, lei Sgarbi? No, abbiamo sempre avuto, tra l'altro lei è una mia lettrice e tra l'altro mi ha richiesto recentemente anche i film di mia sorella, e quindi lei vive evidentemente un'estasi di contemplazione estetica, certo. Che a Salemi troverebbe il suo trionfo, perché assessore all'estasi vorrebbe dire benedire questa linea aerea e poi avere l'estasi dall'alto dei più grandi siti archeologici del mondo, la Valle dei Templi, se testa e se l'inumpe, attraverso la benedizione dall'alto di Veronica. Senta, lei ha fatto un'accusa che la chiediamo qui di ripetere ai simboli di certe campagne elettorali, in particolare ai simboli utilizzati da Di Pietro. Tra l'altro stanno, dopo la sua denuncia di qualche mese fa, stanno uscendo effettivamente pezzi sulla mafia delle paleoliche, cioè si sta muovendo l'informazione. Perché Di Pietro ha usato un simbolo mafioso? Perché? Lo spieghiamo? No, le paleoliche sono, rispetto a quello che ho appena descritto, tra l'altro io farò in questo lancio della linea aerea, farò prima della fine della campagna elettorale un lancio su tutta la Sicilia da 20 aerei tagati da Bill Gates, dei volantini elettorali come Salemi tutta la Sicilia. Quindi faccio la mia campagna elettorale facendo scendere sui paesi più belli della Sicilia tutti i volantini della campagna elettorale con la propaganda di Salemi come simbolo della bellezza. Quando invece vedo i simboli di Veronese, la cosa bella che vedi dall'alto, oltre all'archeologia, è il paesaggio, sì. Paesaggio del Val di Mazzara, del Val di Noto, che è in gran parte integro. L'unica cosa che lo distrugge sono queste paleoliche di 150 metri che superano le colline, veri atti di pedofilia. E cosa ha fatto il nostro Di Pietro? Ignorante com'è, ha preso questi simboli della violenza alla bellezza come simboli dell'energia pulita, senza sapere che Trapani e Palermo hanno aperto l'inchiesta per la mafia nell'affare dell'eolico, riscontrando la presenza di Matteo Messina Denaro e dei mafiosi negli impianti fatti tra Mazzara del Vallo, Salemi e Marsala. E quindi in realtà, quando ha messo in evidenza questi simboli, come fa anche l'Enel, non si è reso conto che stava facendo la pubblicità al più grande affare della mafia. Quindi dal punto di vista sostanziale i cartelli elettorali di Di Pietro sono una pubblicità alla mafia, certo. E alla mafia più violenta, la mafia che distrugge la bellezza, la mafia che è proprio la prova della ignoranza di Di Pietro, perché niente supera di più un paesaggio integro di questi orrendi, di queste orrende torri, per cui quei manifesti credono vendetta. Certo. Senta, lei a Milano come assessore aveva detto ci vogliono isole dedicate per le prostitute, perché sennò non si riesce più, che sono esperienze già praticate all'estero, praticate a Venezia eccetera. In Sicilia si potrebbe fare da qualche parte in Italia, perché comunque la legge della Carfagna non è andata avanti sulla sulla Sicilia le posso dare un'altra cosa di quelle che piacciono a Klaus Davi, oltre alle linee aeree assolutamente riservate per quattro passeggeri che creano questa assoluta visione dall'alto dei siti archeologici, l'altra cosa che si riguarda la notte è l'apertura dei casinò in Sicilia, a Taormina e a Salemi, o a Mazzara del Vallo, aprire dei casinò. Il casinò poi può anche essere il luogo dove l'offerta si allarga anche alle donne, perché i casinò sono luoghi, come il moralismo vieta il casinò, non si capisce perché in Italia devono esserci a Sanremo, a Saint-Vincent, a Venezia. Allora, per stabilire io ho pensato di fare questo, fare dei gemellaggi. Se non si potranno avere le concessioni, d'accordo con il Presidente Lombardo, Taormina diventa una sede invernale del casinò di Venezia, gemellaggio Venezia-Taormina, e Salemi
diventa la stazione invernale di Campione d'Italia. Certo. Cioè a dire, anche senza allargare le concessioni, io posso spostarle in una specie di ambasciata. Io, la mia idea sarebbe aprire il casinò in almeno altri 10 posti d'Italia, certo. Cioè a Frascati, a Tivoli, ma certamente in Sicilia, Taormina, Salemi, oppure Taormina, Erice, oppure Taormina, San Vitolo Capo, i luoghi da una parte e dall'altra della Sicilia. Ma se non si potesse fare questo, immaginare delle città che diventano succursali delle grandi sedi dei casinò. All'interno di questo gioco, che è attrazione turistica formidabile, il rilancio di un'economia che qui è particolarmente stagnante, ci potrebbe anche essere la cosa che lei mi dice, quindi non sono preoccupato come a Milano del tema di una prostituzione delle strade, che qui non c'è, ma ove dovesse essere disciplinata potrebbe trovare tranquillamente un'area dentro l'ambito offerta di un grande casinò. Certo.